mentre il 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica Rombo proteggerà il nostro paese e le sue forze armate dagli attacchi alle reti. A consegnare le bandiere di guerra le vedove di 3 militari caduti in servizio. Il sistema della difesa italiana è in continuo aggiornamento, ma gli investimenti che gli vengono dedicati non solo aumentano il livello di sicurezza del nostro paese, ma permettono di testare nuove tecnologie che andranno poi ad essere impiegate nel mondo civile.